Ivan Sagnat, sei arrivato dal Camerun nel 2007 e hai scritto da poco un libro intitolato Amo il tuo sogno. Perché e cosa ti ha spinto a scrivere questo libro? Ho voluto semplicemente sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi che vivono i lavoratori stranieri nelle campagne, soprattutto in agricoltura, sensibilizzare sul fenomeno del caporalato, sulle condizioni che vivono, che tendono alla schiavitù e in questi secoli è una cosa inaccettabile. Tu hai vissuto sulla tua pelle questa esperienza? Sì, l'ho vissuto sulla mia pelle, ho lavorato, sono stato nelle grinfie di questo sistema, ci siamo ribellati, non è stato semplice, però siamo riusciti a conquistare dei risultati importanti, abbiamo portato la legge sul caporalato, l'arresto dei datori di lavoro. È stata una bella esperienza, molto complessa, però bellissima. La tua esperienza si è svolta in Puglia, ma questo fenomeno è anche nei nostri territori, giusto? Sì, è un fenomeno molto diffuso a livello nazionale, non si tratta soltanto di un problema meridionale, ma anche del nord, dove il caporalato esiste su più settori e su diverse forme. Cioè esiste il caporalato nell'edilizia, a Milano, a Torino. C'è il lavoro grigio a Saluzzo, c'è lo sfruttamento del lavoratore a Castelnuovo Scrivia, in provincia di Alessandria, nel Veneto, nell'Alto Adige, comunque è una roba, un fenomeno molto diffuso a livello nazionale. Quindi i lavoratori sono ridotti quasi in schiavitù. Sì, è un sistema che tende alla riduzione in schiavitù. I datori di lavoro le hanno sempre negati perché ricordo che la riduzione in schiavitù non significa soltanto avere le manette, cioè quando sei costretto a rilasciare i tuoi documenti ai caporali che li trattengono per un certo periodo, quando sei costretto a pagare ogni tipo di servizio, dall'alloggio a mangiare, andare all'ospedale, questo è riduzione in schiavitù. Perdita dei diritti, qualunque diritto. Sì, cioè, gli stranieri in questo paese, soprattutto partendo dall'impianto normativo, non hanno dei diritti fondamentali, cioè siamo di fronte a un sistema come imposto nei confronti degli stranieri, tendono a togliere anche pezzi di diritti, perché legare per esempio, la permanenza alla durata del contratto di lavoro, come stipulato nella Bossi-Fini, cosa fa? Fa sì che in questi tempi dove non c'è lavoro neanche per gli italiani, i lavoratori si ritrovano irregolari. Le persone che hanno vissuto in Italia da 20-30 anni perdono il permesso di soggiorno, che avevano costruito una vita qui, si ritrovano irregolari, pronti a essere espulsi. Questo sistema produce anche lo sfruttamento e favorisce il caporalato, tutte queste piaghe. Questi pericoli possono minacciare anche i cittadini italiani, oltre che quelli Sì, stranieri. ma è una battaglia per tutti i lavoratori. Ti prendo un esempio, e che è un esempio molto diffuso. In Calabria, per esempio, i lavoratori stranieri, siccome la manodopera è bassa, i lavoratori italiani sono costretti anche loro a abbassare il costo del lavoro perché per essere competitivo, se no le aziende italiane non li prendono più, vanno soltanto a prendere lavoratori stranieri. Quindi non è soltanto un problema straniero, ma è un problema di tutti i lavoratori e di tutto il paese. Perché ricordo che l'immigrazione, non c'è un paese dove non ci sono gli stranieri, ci sono gli stranieri in tutti i paesi del mondo, anche nel Niger, che è il paese più povero al mondo, c'è un tasso di 20% di stranieri. Nel mio paese, per esempio, ci sono 3.400 dati ufficiali degli italiani che vivono lì nel mio. Quindi
Gli stranieri sono ovunque. Adesso bisogna costruire, diciamo, un modello che permetta l'integrazione di tutte le classi sociali in Italia. E in Italia non c'è questo. Manca questa coesione sociale. Non c'è la coesione, non c'è un impianto che favorisce l'emancipazione di una certa classe, cioè gli stranieri, rispetto a altri paesi. Non si può paragonare uno straniero in Francia o in Germania e un straniero in Italia. Sono due cose diverse, che sia dalla mentalità, dall'approccio della vita, dall'integrazione. Perché purtroppo abbiamo avuto una classe politica che per tanti anni hanno coltivato un sistema basato sul respingimento. Molti stranieri si sentono italiani, vogliono partecipare alla vita di questo paese come tutti gli stranieri che si ritrovano in quello, come gli italiani li hanno fatto un tempo fa negli Stati Uniti, in Sud America, eccetera, cioè vogliono partecipare e dobbiamo dar loro l'opportunità anche di partecipare alla vita del paese, creando una società giusta che rispetti i valori di tutte le persone, non una società dove tutta una legge basata soltanto sul lavoro, sul mercato del lavoro. Bisogna allargarla anche ai diritti.